Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del no contact con motivazione, che è una variante del no contact classico. E quando si utilizza e come si utilizza? Beh, intanto, come si utilizza? Come si utilizza? Che cos'è, diciamo? Allora, il no contact con motivazione è un non contatto in cui io, do una motivazione, per cui non sto in contatto con quella persona. A differenza del no contact classico in cui sparisco senza dire beh, senza dire ba. Sparisco, non interagisco più e quindi non è che mi metto lì a dire scusa, non sono in no contact per questo e quest'altro motivo. Ovviamente qua non è che devo dire sono in no contact, però devo fare di fatto un no contact, però dando una motivazione del tipo per un po' non ci sentiremo perché, che ne so, mi trasferisco all'estero. Per un po' non ci sentiremo perché ho dei problemi da risolvere. Per un po' non ci sentiremo perché ho. Trovi una scusa. Ho tante cose da fare, sono molto impegnato, sono oberato di lavoro, non riesco a farmi sentire, voglio concentrarmi su quello che faccio e non voglio avere rotture di scatole. Adesso poi le varianti che uno può trovare sono infinite. Vado a fare un ritiro meditativo e lascio a casa il telefono, non lo so. Qualunque cosa uno deve inventarsi una motivazione, non è che posso qua mettermi a dire tutte le motivazioni di questo mondo. Perché si fa? Allora, si fa quando in realtà la persona ci ha etichettato male. Ci ha etichettato male e per questo motivo non si è coinvolta con noi fondamentalmente. Cioè, etichettato male perché magari noi ci siamo comportati o da zerbini, ad esempio, ecco un caso tipico in cui quando abbiamo fatto lo zerbino, questa persona si è, diciamo, ci ha usato un po' come zerbini, oppure quando, diciamo, viceversa, abbiamo fatto, come dire, gli splendidi, abbiamo fatto un po' gli arroganti, siamo stati un po' arroganti nei confronti di questa persona, perché magari non eravamo coinvolti, e poi dopo ci siamo coinvolti e quindi vogliamo recuperare. Viene utilizzata quindi per dare un'altra immagine dove però. E ovviamente il non farsi sentire non avrebbe, senza dare motivazione, senza dare spiegazione, non avrebbe giustificazione, cioè andrebbe a cozzare contro la parte logica di quella persona. E perché non si fa sentire? Mica gli ho fatto nulla di che, no? E quindi non, perché il no contact normale va a innestare sul senso di colpa, cioè la persona dice questo non si fa più sentire, è colpa mia, e quindi avviene tutto il meccanismo del no contact. Nel no contact con motivazione in realtà non c'è questo presupposto, quindi devo dare una giustificazione al fatto che non mi faccio sentire. La giustificazione serve ad appagare la parte logica dell'altra persona e ha però il vantaggio, diciamo, che quindi la parte logica non si può mettere conto. Però di fatto il distacco c'è, di fatto, diciamo, la percezione che ha dopo circa 21 giorni, anche questo dura circa da 21 giorni a 3 mesi, diciamo così. La persona perde il, come dire, si disinnesca, si disinnesca l'etichetta che aveva messo, si stacca l'etichetta che aveva messo e quindi noi poi possiamo rientrare, abbiamo già la scusa per rientrare e possiamo rientrare facendoci percepire in modo diverso. Ecco, questo è il principio e il funzionamento del no contact con motivazione. Bene. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti a questo canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!